Io personalmente mi occupo di studi di fattibilità di unioni e fusioni di comuni. Allo stato ne ho fatti 15 e adesso forse ne farò, sto facendo e ne arrivano già un altro paio. Quindi ho girato parecchio. Infatti la mia abitudine è quando faccio queste cose è di andare in tutti i comuni a vedere fisicamente la situazione, intervistare le persone, a partire dal sindaco, ma anche poi i funzionari, gli amministratori e così via. E quindi ne ho già visti più di 100 in Veneto e come funzionari più di 200 ne abbiamo, quindi abbiamo uno spaccato, diciamo così, abbastanza ampio del Veneto. Parliamo di Veneto perché questa è una materia molto che è all'interno di una normativa regionale. Per cui quando si va in Emilia si conosce, vabbè, la normativa, io poi vabbè, ho dei colleghi che fanno le stesse cose in Emilia, e il Friuli ha la sua, poi anche una regione a statuto speciale, quindi cambia completamente l'orizzonte. Quindi questo è un ambito di intervento essenzialmente regionale, mentre quello delle associazioni di categoria è nazionale. E questa è un po' la mia esperienza. Allora io oggi vorrei tentare di fare un po' il punto della situazione, vi do alcuni elementi, sia prima di carattere informativo, però poi vorrei fare una riflessione perché secondo me siamo arrivati un po' ad un punto di svolta sulla questione dell'associazionismo intercomunale. Comunque mi fermo e passo la parola per sentire un po' chi siete. Allora, lei? Diciamo, Sperò Teresa, Comune di Sant'Orso, vice segretario agli affari generali, e ecco, sono qua per sentire gli sviluppi Gli dopo. sviluppi dopo un po' di Dove anni. Nicola Malola del Comune di Thiene, sono funzionario, anche io mi occupo di questi temi e ho anche un altro incarico come direttore di una società partecipata dei comuni in materia di informatica. Io sono Cilia Razzatta, sono responsabile del servizio finanziario del Comune di Sant'Orso. Sant'Orso, assessore. Sì, Mazzama Ia, assessore del Comune di Sant'Orso. Marco Palma. Dipendente di Sant'Orso. Franco Barzi, sono da 2 anni come sindaco di Sant'Orso. Primo o secondo mandato? Primo. Quindi proprio sindaco da poco. Prego. Sono unificata, sono una veronese. Ah, Avevo seguito il live che aveva attivato il Comune di Sant'Orso perché sono architetto e mi occupo di urbanistica per i piccoli comuni, enti locali, per cui di Vicentino ho solo Lonigo che è cominciato qualche mese fa e conterrà degli interventi. Però chiaramente quando si attiva il piano degli interventi o comunque si attivano i processi partecipativi, tutti questi temi sono diventano toccati, quindi mi interessava perché ho uno studio nel Veronese, insomma, importanti. Ok, dove nel a Veronese? Pogliano, Veronese, però cioè, ne ho avuti, diciamo, nei 16 anni di lavoro e una quindicina di piccoli comuni. Tra l'altro adesso si sono uniti all'Unione dei Comuni di San Pietro di Morrubio, Isola Ritza, Valchiana, Anciari. Quindi anche lì con tutte le Delle problematiche relazioni tra i vari. organizzative. Quindi è una libera professionista, quindi. Ok. Ivana Valente, Comune di Schio, attualmente mi occupo di servizi cimiteriali. Va bene, esistono anche questi. Ciclo di vita, diciamo la fase finale. Ok. Che fra l'altro, oltretutto, c'è sempre il problema della collocazione nell'ambito delle funzioni fondamentali, no? Perché, e del Sì, siamo un trasferimento. ibrido. Sì, infatti è uno dei problemi che ci sono nella classificazione, evidentemente. Cosa facciamo? Iniziamo o aspettiamo qualcun altro che arriverà? Va bene. Allora, come dire, io sì, ho una presentazione un po' lunghina, adesso vediamo se farla tutta oppure no. Intanto parto dal quadro generale, che è quello delle riforme istituzionali, perché siamo in una fase di rivolgimenti piuttosto grandi. Allora, di solito io parto sempre dal piccolo e vado verso il grande, non viceversa. Non parto dal centro per andare alla periferia, parto dalla periferia per andare al centro. Allora, l'obbligo dei piccoli comuni, 5.000 abitanti, 3.000 nelle aree montane. Poi non ho capito qui voi come siete classificati. Siete classificati area montana, non lo so che comuni ci sono, che hanno l'obbligo. Non conosco questa zona. È una delle zone in cui non sono ancora venuto. Adesso sto iniziando uno studio di fattibilità per due ville e dintorni, che però siamo già in pianura e quindi come dire, siamo in periferia di Vicenza. La trasformazione delle province in enti di secondo livello, con limitate funzioni di area vasta nella prospettiva della loro abolizione, sempre che sappiamo tutto il referendum.
la costituzione delle città metropolitane come enti di secondo livello coincidenti col territorio dell'ex provincia con funzioni di governo dello sviluppo di area vasta. Noi abbiamo Venezia, fa un po' ridere dire che Venezia è una città metropolitana, perché la provincia di Venezia è abbastanza piccola e soprattutto è molto eterogenea al suo interno, perché va da Portogruaro a Chioggia, che di metropolitano hanno poco, detto fra noi. Va bene, poi ragioniamo sul fatto che senso ha fare delle città metropolitane coincidenti con le ex province senza poter fare dei discorsi diversi sull'area vasta. In corso di approvazione la ridefinizione delle Camere di Commercio per quanto riguarda l'ambito territoriale, che si va verso la scala interprovinciale o regionale, e quindi le competenze, il finanziamento e i diritti, come sapete, di segreteria sono già stati dimezzati. La ridefinizione del ruolo delle competenze delle regioni, con la riduzione della materia competenza concorrente e la riaffermazione della preminenza dell'interesse nazionale, questo sempre nella legge costituzionale che sarà sottoposta al referendum, lo stesso la riforma del Senato. A livello regionale Veneto essenzialmente abbiamo la legge 18 del 12 che definisce gli ambiti adeguati di gestione, poi lo vedremo, e poi l'istituzione, la trasformazione delle comunità montane in unioni montane, quale ambito adeguato per l'esercizio associato delle funzioni amministrative comunali. Questo era per dare il quadro nel quale si inserisce il nostro discorso. L'accorpamento delle ASL su base provinciale più due, che siete voi. L'altro giorno so che è in atto una trattativa durissima a livello regionale, sono andati a casa di Zaia, leggevo sui giornali, no? per mettersi d'accordo se sono 9, se sono 10. Poi alla fine la cosa ridicola di questa vicenda è che devono formalizzare dei criteri. In realtà le USL, c'è il criterio provinciale, però le due in più che hanno fatto, allora si può dire che sono le mancate province del Veneto, fra virgolette, Bassano e Venezia Orientale, però queste due ex province hanno un nome e un cognome dal punto di vista di chi le ha sostenute in consiglio di giunta regionale, evidentemente. E allora tu si dice, ma allora perché 9 e non 10? Perché non 12? Quale criterio? La popolazione? Adesso è venuto fuori il criterio delle presenze turistiche, ultimamente va di moda questa cosa qua, per cui si pensa che il Garda possa avere una sua configurazione autonoma, l'altra ce l'ha la Venezia Orientale, poi la Piedemontana, insomma si stanno mettendo d'accordo su questa cosa. Poi anche su questo c'è qualcosa da dire, infatti è stato uno dei temi la settimana scorsa quando abbiamo fatto proprio un seminario sulla riforma, su questa legge, sul disegno di legge 23 e sul senso che ha accorpare le URS da un lato, ma soprattutto noi lo vedevamo con riferimento ai servizi sociali e alle competenze comunali, perché il nodo è anche quello evidentemente. E è stato interessante perché avevamo chiamato un toscano e un docente di Firenze e una dell'Emilia Romagna, della Bassa Romagna, che però poi non è venuta perché ha avuto un incidente stradale qualche giorno prima, che hanno dei modelli, quello toscano è molto interessante, e poi casomai vi dico qualcosa. I piccoli comuni, vediamo i piccoli allora. Vabbè, i piccoli come sapete devono gestire in forma associata, salvo proroghe, però le proroghe arrivano regolarmente ogni anno poco prima del 31-12, infatti ormai non ci crede più nessuno. L'altro giorno intervistavo un sindaco di 4.700 abitanti e mi diceva, ma sì, tanto anche quest'anno arriverà, non si preoccupa minimamente di dover associare le funzioni. Invece quello del comune in fianco, altri 4.700 abitanti, si è messo d'accordo con un altro comune in fianco, 2.700 abitanti, stiamo parlando del Padovano, dell'Alta Padovana verso Vicenza, e questi sono messi d'accordo, hanno fatto tre convenzioni e hanno condiviso tutte le funzioni fondamentali. Anche perché hanno dei funzionari che sono andati in pensione, e quando uno è andato in pensione il ragioniere capo, l'altro è andato in pensione il capo dell'ufficio tecnico, si sono messi insieme e hanno fatto delle convenzioni, in questo caso reali, per gestire queste. La cosa curiosa è che uno dei due fa parte di un'unione alla quale non gli è venuto in mente di porre il problema, e questo è curioso, comunque per dirvi, no, succede di tutto. Il fenomeno riguarda oltre il 70% dei comuni italiani e il 48% dei comuni veneti, perché abbiamo la montagna che porta su e abbiamo il Polesine. Il Polesine, come vedremo, ha numerosissimi, 40 su 50. Vabbè, l'obiettivo è ridurre la spesa, ottimizzare la gestione, e l'operazione si deve fare a costo zero.
Il problema è che è tutto da dimostrare se si riesce a ridurre la spesa e ottimizzare la gestione, soprattutto perché se io unisco due comuni tipo Quero e Vas, per esempio, in quel caso è una fusione, non è che facciamo New York, facciamo due comuni di poche centinaia di abitanti che non è che fanno le economie di scala insieme, non so se è chiaro, perché questa è un po' ideologica l'affermazione, bisogna capire gli ambiti e le dimensioni, eccetera, eccetera. Allora, solo per darvi un'idea, queste sono, si legge? Sì. Sì. Allora, solo la scala dimensionale, noi abbiamo sotto i 1000 24% dei comuni italiani, 1 su 4. Fra i 1000 e i 5000 è la percentuale cumulativa, quindi comprende il 24, no scusate, la percentuale cumulativa è 70 e 23, l'ultima a destra, quella in rosso, ok? Quindi siamo sotto i 5000 70%. Poi aggiungiamo un altro 15% fra i 5 e i 10000 e poi oltre, come vedete, abbiamo quasi 9% fra i 10 e i 20.000 abitanti e un 5% scarso fra i 20.000 e i 50.000 abitanti. Questa è una, la statistica vista così dice poco, bisogna, come dire, approfondire, ingrandire la lente, perché l'Italia è molto diversa al suo interno. Guardate il Piemonte ha 1.206 comuni, per una popolazione... La colonna, eccola qua, questa è la colonna, la popolazione di 4 milioni e mezzo di abitanti. Tolto Torino, che fa circa 1 milione, fa 900 mila abitanti, ne rimangono 3 milioni e mezzo. Con 3 milioni e mezzo abbiamo 1.205 comuni. È il modello francese, che ha 36 mila comuni la Francia, no? Al di là che i comuni francesi non hanno le competenze dei comuni italiani, hanno veramente competenze veramente molto residuali, molto, molto minime i comuni piccoli. Allora, noi quindi abbiamo una percentuale altissima di piccoli comuni che hanno l'obbligo, siamo quasi all'89% e vi risiede il 30% della popolazione. Se guardiamo l'Emilia-Romagna ha 300, o la Toscana o la Puglia, hanno l'Emilia-Romagna 340 comuni, la percentuale dei piccoli è sotto il 50%, la popolazione che vi abita è l'8,6. Quindi abbiamo dimensioni completamente diverse dei comuni. Questa diversità, quindi il Veneto, siccome c'è ancora il dato vecchio dei 5,79, adesso sono scesi a 5,76 perché ci sono state le ulteriori fusioni dell'Alpago e della Valzoldana. Quindi Valzoldana erano due comuni, Zoldo Alto e Forno di Zoldo, sono diventati un unico comune. L'Alpago, tre comuni si sono uniti su cinque e hanno costituito un unico comune, e quindi siamo scesi di numero di meno 3. Quindi adesso siamo a 5,76. Eravamo a 5,81 fino a poco tempo fa. Questo anche per dare l'idea che le fusioni, per quante se ne facciano, non è che abbassano in maniera clamorosa il numero dei comuni italiani, che è sceso sotto la soglia fatidica degli 8.000. Fino a poco tempo fa eravamo a 7.999. Okay? Da 8.002 qualcosina è cambiato, però non è, sono sempre 8.000 comuni, non è che questo abbia risolto la questione, il problema. Le province venete sono molto diverse tra di loro. Venezia assomiglia in qualche modo come struttura di comune all'Emilia Romagna. In provincia di Venezia abbiamo 44 comuni per una popolazione di 850.000 abitanti. La stessa popolazione, per dire, a Treviso, 887, vede 95 comuni, il doppio. A Padova, Padova si avvicina al milione quasi, però non è che o Verona lo stesso, sono un po' più popolate come province. Come vedete, Padova ne ha 104 e Verona ne ha 98, ma Vicenza ne ha 121 perché ha la montagna, no? Per cui hai tutti i piccoli comuni dell'altopiano di Asiago, sono i soliti 8, però c'è tutta la fascia pedemontana che ha dei piccoli comuni. Quindi vedete, c'è la percentuale, poi c'è Belluno che al momento è arrivata a 67 comuni, 579 credo sia da correggere, è giusto, non è ancora aggiornato questo dato, e poi c'è Rovigo ha
a numerosi comuni, come vedremo poi, eccolo qua, questi sono i comuni obbligati, a 40 comuni su 50 sotto i 5.000 abitanti, quindi l'80%. Il Polesine, e anche lì, anche, io li ho visti un po', ho girato anche parecchio per il Polesine, anche lì c'è una diversità, perché il Basso Polesine ha comuni relativamente grandi. Ci sono parecchi comuni che superano i 5.000 abitanti, Porto Tolle, Porto Viro, Taglio di Po, Adria, ok. L'Alto Polesine invece ha comuni molto piccoli, che poi è quello che si incunea fra la provincia di Ferrara e la provincia di Verona. La Bassa Veronese, anche lì ci sono dei comuni piccoli. Quindi abbiamo una geografia che bisogna conoscere, nel senso che dire fissare una soglia, 5.000 abitanti, non ha senso dal mio punto di vista, perché 5.000 abitanti in provincia di Venezia o in Emilia Romagna hanno un significato, in Piemonte ne hanno un altro. Cioè in Piemonte sotto i 5.000 sono quasi tutti. Per fare un'unione di 20.000, di 10.000 abitanti metti insieme 20 comuni. Quindi è una dinamica completamente diversa da quella, per esempio, di due comuni dell'intipo, tipo, non so, prendo tre comuni della cintura padovana, Vigo d'Arsere, Cadoneghe e Curtarolo, e arrivo a oltre 30.000 abitanti, perché sono comuni di decentramento urbano, della prima fascia, della seconda fascia. Quindi non c'entra niente, cioè, ci sono realtà che sono completamente diverse. 5.000 non ha significato. Non ha significato ragionare per soglie, questo è quello che io sostengo, per standard fondamentalmente. Bisogna ragionare per ambiti, per omogeneità, per ambiti territoriali omogenei, e questi hanno consistenze demografiche diverse a seconda di dove sono collocati. L'esempio per tutti è la montagna. Agordo, l'Agordino fa 16 comuni. Agordo, fra l'altro, è l'unico comune che supera la soglia dei 3.000 abitanti, quindi non è obbligato alla gestione associata, fa 4.200. E la cosa è curiosa, ed è il comune sede dell'Unione Montana. Tutti gli altri 15 sono obbligati. Ce n'è solo uno che arriva a 2.000, Falcade. Tutti gli altri sono sotto i 2.000. Questi 15 comuni, come dire, gravitano su Agordo. Agordo non è che ci sta molto a fare la gestione associata, ok? Però è il centro di riferimento della valle, al di là che è una valle divisa in tre, perché c'è il Basso Agordino, il Medio Agordino, l'Alto Agordino. Vedete, io entro nel dettaglio perché dire Agordino cosa vuol dire? Rivamonte, 600 metri, piove, a Colle Santa Lucia 1450, nevica. Quindi, cioè, i bisogni di quei territori sono completamente diversi. Agordo, Luxottica, ok? Alleghe, comprensorio del Civetta, sci, è tutto un mondo completamente diverso. Falcade, altra roba ancora. Quindi è molto complicato trovare il tratto comune di popolazioni che sì, si definiscono agordine, compreso Selva di Cadore, che è dell'Agordino orograficamente, ma i pascoli che vanno in Cadore, per questo che si chiama Selva di Cadore, no? Però dopo bisogna riuscire a trovare mantenere delle specificità e dovrà trovare degli elementi comuni. Per esempio, loro sono riusciti a mettere insieme tutta la tematica dei rifiuti e dei tributi legati ai rifiuti, cioè, e quindi quella l'hanno omogeneizzata su tutta la valle. Sono riusciti a mettersi d'accordo, però mettere insieme altre funzioni è decisamente complicato. Allora, per dire, quindi vi ho fatto l'esempio della montagna. Agordo equivale a Tiene, a Schio, dal punto di vista della funzione urbana che ha. È un punto di riferimento per altri comuni, capite? A Cittadella, Campo San Piero, Lonigo, Castelfranco, Porto Gruaro, San Donà di Piave, sono i comuni di riferimento di ambiti storici. Agordo, l'Agordino fa 20.000 abitanti, 16 comuni. Non posso imporre una soglia, la soglia della pianura, altrimenti metto dentro tutta la fascia dolomitica, che è divisa in valli, e sappiamo che la divisione in valli è una divisione, come dire, anche fisica, non è che uno vada da valle all'altra. Quando io ho visto l'ex comunità montana unione dell'Agno Chiampo,
Ho detto, ma che è sta roba? Cioè, due valli parallele, dentro la stessa Unione Montana, che bisogna andare giù e tornare su, che non condividono praticamente nulla dal punto di vista proprio, né dei flussi, ma neanche dal punto di vista culturale, dove da una parte abbiamo Chianto più quattro piccoli comuni, dall'altra parte abbiamo Valdagno con comuni tutti sopra i 3.000 abitanti, quindi non obbligati, o forse uno ce l'ha di obbligato, adesso mi ricordo di preciso, no, è sopra i 3.000 anche quello, non mi ricordo il nome in questo momento. E, cioè, io non lo so, vuol dire non conoscere la geografia, vuol dire che chi fa le zonizzazioni non conosce la geografia, e qui siamo a Venezia, non siamo a Roma, come centro, diciamo così, di produzione normativa. Solo per dire così, appunto, allora, veniamo a questo punto al fenomeno delle unioni. Queste sono le unioni, è un dato della fine del 15. Le unioni in Italia. Allora, è molto variegato, queste sono le unioni, quelle del Veneto sono escluse le unioni montane. Allora, come vedete, la media dei comuni è 5 per unione. Le unioni erano all'epoca 450, erotti 456, comuni aderenti 2406. C'è una discreta variabilità sulla media dei comuni per unione. Tutto sommato, vedete, il Friuli Venezia Giulia ha una media di 2,2, la Sicilia di 3,5, la Lombardia 3,72, quindi sono molto più basse. Mentre poi abbiamo la Sardegna che fa 7,91, quasi 8 comuni, al di là che i media dicono poco, perché poi bisogna andare a guardare unione per unione, ma vuol dire che è una tendenza. Anche l'Alto Adige, Trentino Alto Adige 2, no? Sono le aree di montagna solitamente hanno questa caratteristica. L'Umbria 8, la Valle d'Aosta 9. Eccolo qua. Questo qui è il numero di unioni di comuni per regione. La Lombardia è quella che ne ha di più, ma d'altra parte è anche quella più estesa e più popolata. Adesso siamo arrivati a 25 unioni. Abbiamo toccato il picco di 33. Quindi vuol dire che c'è stato un processo di diminuzione, di scioglimento di unioni, in qualche caso di fusione, ma non sono tantissimi, sono due casi di fusione, gli altri fra unioni. Una è la Federazione del Campo San Pierese, che prima aveva 8 più 3, poi sono diventati 11, ma questo quasi lo sanno tutti. L'altra è quella di Padova Nord-Ovest. Le altre si sono sciolte, e quindi dobbiamo capire perché si sono sciolte. Questo è il numero di comuni in unione per regione, e quindi vediamo che abbiamo le regioni Piemonte, Lombardia, Sardegna, Emilia Romagna sono quelle che hanno il maggior numero dentro alle unioni. Il numero medio di comuni aderente per unione, che è il dato che abbiamo visto prima, vabbè, questi sono dei grafici che traspongono sostanzialmente la tabella. Andiamo avanti. Allora, queste sono le unioni allo stato che abbiamo nel Veneto, che come si diceva sono 25. Sono concentrate prevalentemente in tre province, Padova, Verona e Vicenza, soprattutto Padova e anche abbastanza Verona. Se noi guardiamo il numero di comuni associati, vedete che a parte la federazione del Campo San Pierese, sono la maggioranza le unioni di due o tre comuni.